Buongiorno amici e amiche di Nova News 24, Liana Marzoli e Daniele Dal Moro sono proprio ai ferri corti, lei pubblica un video e lui è un fiume in piena, non sono uno schiavo, vediamo cosa è successo dopo 48 ore di botta e risposta social con Daniele Dal Moro. Ieri sera Liana Marzoli ha pubblicato un video in cui è apparsa molto provata, stava aspettando un taxi a Milano. Sono qui ad aspettare un taxi, non è facile, oggi non voglio stressarmi ulteriormente. Oggi è una giornata abbastanza difficile, stasera andrò ad un evento, così ha esordito proprio Liana Marzoli nel suo video. Se la Marzoli si è limitata a parlare di giornata complicata, Daniele Dal Moro ieri era un fiume in piena e ha pubblicato diverse storie dove si è sfogato per bene. Vai a prendere per i fondelli qualcun altro, sono una persona, non uno schiavo, ha detto, magari con il prossimo andrà meglio. Certo, tu sei diversa come like che metti sui commenti raccapriccianti sulla mia persona su Twitter. Aspetta, dimenticavo, quella non sei tu, è tua mamma. PS, se io dico che non ti ho lasciata e che pensavo si potesse chiarire chi è stato, probabilmente Leorienistas. La verità è che nessuno ha lasciato nessuno, ma con te o si sta alle tue regole altrimenti ciaone. Queste le parole di Daniele Dal Moro, abbastanza pungenti. Come ti dissi in casa, io ti accetto per come sei, ha continuato, tu vuoi solo uno stampino, ma l'amore non è questo. Io, per quanto ci sia sentimento, mi dispiace, ma non sono un puntini sospensivi. Oggi ho avuto la prova del valore che io ho per te. Finalmente sono riuscito ad avere la risposta che tanto cercavo. Il mio cuore è più leggero adesso. Sai qual è la verità? Che bastava che non mi avessi bloccato ovunque, cancellato ogni cosa e parlato male di me con ogni tuo amico. Si poteva parlare al di là del risultato come persone grandi, ma era più comodo entrare in una room e far sentire tutto il dolore sparire per sempre? Ovviamente sai perché? Perché ti sta bene così. Ho tanti difetti, ma non sono ingenuo e tu non sei la più furba del villaggio. Mi hai già fregato una volta, non mi freghi di nuovo. Chi salta nel vuoto impara a volare, ma vaffa, puntini sospensivi. Ultima, poi passo e chiudo, ha detto Daniele. Non sarò mai una manciata di like, una foto di coppia, una paparazzata. E se mi perdi, difficilmente potrai ritrovarmi. Io sono molto di più, io sono Daniele Dal Moro. Amici di Nova News 24, Daniele non ci è andato certo leggero, le parole sono abbastanza pesanti e ovviamente Liana Marzoli e Daniele Dal Moro ormai sono ai ferri non corti ma di più. Chiediamo a voi cosa secondo voi succederà nelle prossime ore. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.